ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Archizon. Grazie per essere qui ancora una volta con me per un video sul fai da te. Oggi vi mostrerò come inserire un telecomando ad un canale per aprire il vostro cancelletto pedonale munito di elettroserratura. Il progetto è davvero molto semplice, vi dovrete procurare un trasmettitore, quindi un telecomando, e un ricevitore, quindi questa scatoletta. Solitamente vengono venduti assieme e costano 10, 15, massimo 20 euro. Allora, simuliamo un attimo l'apertura del cancello. Considererò che questa barra LED sia il mio sistema di elettroserratura, quindi quando riceve una tensione l'elettroserratura fa contatto e si accende, ok? Adesso simuliamo utilizzo del telecomando. Ok, allora, telecomando è questo, ha un pulsante di accensione e uno di spegnimento. Il ricevitore ha 4 fili, 2 vanno al dispositivo che voglio alimentare, 2 vanno alla tensione. Quindi prendo la tensione, quindi ho un alimentatore o un pacco batterie, in questo caso una super batteria dell'automobilina di mia figlia. Ok, all'uscita del ricevitore vado ad inserire in questo caso la barra LED, poi andremo fuori e collegheremo il tutto all'elettroserratura. Quindi 2 fili vanno alla batteria e gli altri 2 fili vanno al dispositivo che voglio alimentare. Adesso vado ad accendere la barra LED, adesso la spengo. Acceso, spento, acceso. Prima di andare fuori a modificare l'apertura e chiusura del cancello, dobbiamo effettuare un piccolo accorgimento nel nostro citofono. Quindi io ho 2 pulsanti, uno mi apre il cancello fuori, quello lì che serve per entrare nel parco. Questo mi apre il cancelletto della mia villetta. Ok, quindi devo andare ad aprire il citofono. Il pulsantino superiore era quello che apriva e chiudeva il cancelletto pedonale. Ora devo fare in modo che questi 2 fili si tocchino, quindi è come se fosse sempre connesso. Allora stacco il filo di qua e lo metto nell'altro morsetto, quindi è come se il pulsante fosse sempre attivato. Ok, ho chiuso, diciamo, il contatto. Eccoci qua all'esterno, ho aperto la scatola di derivazione che contiene il filo che proviene dall'alimentatore e dal citofono all'interno. Quest'altro doppino va direttamente all'elettroserratura. Quindi io vado a, diciamo, a strappare questi 2 fili e ci vado a interporre il ricevitore, perché questi fili più sottili mi portano all'alimentazione, questi un po' più spessi vanno all'elettroserratura. Quindi l'alimentazione andrà rosso e nero e all'elettroserratura andrà giallo e nero. Ok ragazzi, ho montato il ricevitore per l'elettroserratura, questo è il telecomando, cancello chiuso, premo il pulsante on. Ok, avete sentito lo scatto, la serratura si è aperta.